Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo della pianta acquatica Pogostemon. Il Pogostemon deriva dalla famiglia Lamiaceae e proviene dall'ovest dell'India e dai tropici dell'Asia. È una pianta non molto conosciuta, ma si sta diffondendo nel mercato acquaristico per la sua pienezza e per la sua estetica molto carina per gli acquari. Prima di andare ad analizzare le differenze nello specifico, possiamo dire che la loro velocità di crescita è medio-alta e tenderanno a riempire i volumi dell'acquario, anche se in generale sono abbastanza difficili da gestire e mantenere. Si consiglia inoltre di abbinarle a pesci non fitofagi o grandi ciclidi, perché potrebbero risultare molto succulente ed essere mangiate. Andiamo adesso a vedere le varietà più diffuse. Pogostemon erectus. Questa varietà di Pogostemon, per molti anni confusa con la rotola verticillaris, è caratterizzata da un lungo stelo circondato da foglie e verticilli puntiformi lunghi 3 cm, di color verde chiaro ed intenso, e a seconda della luce giallo o oro. Forma dei gruppi compatti e raggiunge l'altezza di circa 15-30 cm, per poi uscire anche dalla superficie dell'acqua. Per questo è da considerarsi una pianta da secondo o terzo piano. È classificabile come una pianta a crescita rapida se la fertilizzazione e la fornitura di CO2 sono sufficienti e ha bisogno di essere potata e ripiantata direttamente tramite lo stelo. È una pianta molto robusta, ma si deve garantire una buona filtrazione e dei valori chimici dell'acqua standard. Richiede una forte illuminazione che va dai 0,5 agli 0,8 watt per litro, altrimenti potremo incorrere in quello spiacevole inconveniente di vedere le piante molto diradate e con un colore giallo alla base. Pogostemon stellatus. Il Pogostemon stellatus, chiamato per molti anni anche Eusteralis stellata, è caratterizzato da uno stelo abbastanza carnoso con foglie puntiformi che presentano una lieve diradata dentellatura sul margine perimetrale. Il colore è verde acceso con sfumature rosa, rosso e viola man mano che ci avviciniamo alla parte superiore. Forma dei gruppi compatti di un'altezza che raggiunge i 20 cm. Per questo può essere utilizzata come una pianta da secondo o terzo piano, a seconda delle proporzioni della vasca. È classificabile come pianta a velocità di crescita media, è abbastanza esigente sia per quanto riguarda la presenza di CO2, sia per la quantità di luce che deve essere alta e la fertilizzazione adeguata, ricca di ferro e potassio. Il Pogostemon stellatus può essere utilizzato anche come indicatore dell'assenza o presenza di micronutrienti. Infatti noteremo dal colore, che va dal rosso, quindi buona fertilizzazione, a verde, chiaro, giallo, se la fertilizzazione non sarà buona, e possiamo appunto tenere di conto anche per le altre piante presenti in acquario. Anche questa varietà necessita di essere potata lungo lo stelo e ripiantata a gruppetti. Si consiglia di potare sempre gli eventuali getti laterali che potrebbero sottrarre energie e nutrimento dalla pianta madre. Pogostemon elferi. Questa varietà si contraddistingue dalle altre due, Erectus e Stellatus, appartenenti alla famiglia Lamiaceae, per la sua forma molto particolare. Ha un aspetto compatto e solido, le foglie sono a stella ed arricciate sui bordi, il colore è verde chiaro acceso e si differenzia da tutte le altre piante basse. Per la sua conformazione e sviluppo è usata come pianta da primo piano, poiché raggiunge un'altezza massima di 5-12 cm massimo. È classificabile come una pianta a crescita medio-lenta. Infatti, se vorremmo utilizzarla come pianta tappezzante, dovremo fornire molta luce e forte fertilizzazione. Solo in quel momento potremo vedere dei butti laterali che poi andranno a infilarsi nel terreno e inizieranno a tappezzare. In natura, solo in forma emersa, produce dei fiori di color viola, ma è molto difficile vederli in acquario. Consigliamo la piantumazione in piccoli gruppi di 4-5 cespugli, piantati a una distanza di 5 cm uno dall'altro, dopo aver rimosso le foglie vecchie per favorirne il corretto sviluppo ed un'ottima estensione sul terreno. La varietà del Pogostemon in natura si riproduce per frutti e semi. Ovviamente è molto difficile vedere questa cosa in acquario
e potremmo moltiplicarla tramite talea, quindi tagliando, facendo un bel taglio netto all'incirca a metà dello stelo e ripiantando accanto alla pianta madre almeno 4 cm di distanza. Potremmo vedere anche dei getti laterali che poi formeranno nuove piante. Queste piante possono essere definite di difficile coltivazione e non adatte ai neofiti, poiché necessitano di un'ottima fertilizzazione e forte illuminazione. Consigliamo quindi fondi fertilizzati con polveri o terricci fertili, ricchi di elementi nutritivi e oligoelementi. Inoltre dovrà essere fornito un costante apporto di potassio e ferro in forma liquida e una forte somministrazione di anidride carbonica. Il range di temperatura va dai 22 gradi ai 28 gradi Celsius, il pH range da 6 a 7,5, il GH range da 6 a 12, la luce richiesta medio-alta, la velocità di crescita medio-veloce, la difficoltà di coltivazione medio-difficile. Se avete intenzione di acquistare una di queste piante, sappiate che il prezzo varia dai 5 ai 7 euro a vasetto. Grazie per essere stato con noi su Aquascaping Lab. Se vuoi maggiori informazioni sulle piante e per leggere l'articolo, visita il nostro sito ufficiale www.aquascapinglab.com. Metti mi piace, lascia un commento e iscriviti al nostro canale. Grazie.